Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Continuiamo la nostra saga con Minecraft e vediamo degli zombie morire. Sì, sta incominciando a fare sempre più cattiva la situazione qui. Vero? Shermad? Ok, vediamoli scomparire e iniziamo. Ho messo delle porticine, una di qua, che è una porta di servizio, e la porta principale che sta di qua. Per adesso il legno e poi vedremo in ferro. E soprattutto devo distruggere quella cosa perché è un'isoletta volante, non mi piace. Ok, iniziamo con... Allora, ho procurato il nostro pavimento, ma non credo che ci basterà. Vediamo quanto riusciamo a farcelo bastare, perché la diorite scarseggia. Esatto, scarseggia veramente velocemente qua. Stavo anche pensando di incominciare a fare un po' di pietre. Che ne dite? Ok, andiamo a recuperare la diorite, che è quella che ci serve. O la granite. Attenzione, potremmo anche fare qualcosa di bizzarro con la... Queste due pietre sono veramente inutili. Ce le hanno messe per bellezza, ma non sono assolutamente belle. Però, vabbè, un giorno ci diranno la loro utilità. Ci abbiamo anche l'uovo. L'uovo facciamo così. Tipo... Oh, è nato! Ok, andiamo a recuperare la diorite. Tutto questo sarà il nostro pavimento. Ci costruiremo una casa degna del nome casa. E nel frattempo scopriamo anche del copperore. Dovremmo incominciare a capire l'utilità di questo minerale sconosciuto. Ok, lo conosciamo per via di altre mod, ma in questo momento, meno male che c'ho lo shift premuto, non ne ho la più pallida idea di che cosa sia. Come per esempio quello blu e quello bianco. Qua ancora quello bianco forse l'abbiamo... Forse l'ho capito. Perché siamo passati prima e ce l'abbiamo qua. Adesso ve lo faccio vedere. E se non sbaglio è il tinore. Quindi... un qualcosa ce lo abbiamo. Abbiamo capito. Non so che cosa serva, quale sia la sua utilità. Lo scopriremo presto. C'è tanta roba nuova, ragazzi. Tanta roba nuova. Tipo, cos'è quella cosa di rosa? Non lo so. Però, torniamo a casa. E andiamo a mettere il nostro pavimento. Ok, tornati a casa. Vediamo un attimo. Chiudiamo la porta, non si sa mai. Ok, iniziamo a mettere il nostro pavimento e piazziamo il nostro pavimento. Un pavimento bianco perché è molto carino. Anche perché ci dona luce alla casa, no? Mettere un pavimento in legno, dato che abbiamo le pareti scure, sarebbe un peccato. Qui manca qualcosa, tipo una cobblestone. E a questo punto, sto veramente pensando di fare una cosa del genere. Qua nella porta gli mettiamo questo, questo lo chiudiamo qui e a questo punto, esatto, creiamo un disegno. È meglio creare sempre qualcosa di nuovo, di carino. Vediamo un po' se riusciamo a fare quello che penso e sicuramente l'avrete capito, ovvero utilizzare questo materiale, che non ce ne facciamo nulla, per fare un qualcosa di bellino, che naturalmente, dato che non ce ne facciamo nulla, è finito. È la stessa cosa, vediamo se riusciamo a farlo
qui non riusciamo perché a questo punto faremo una cosa del genere. Ok, vediamo di incominciare a sistemare quattro cosine in casa Iota, ovvero incominciamo ad automatizzare la porta mettendo adesso questo si apre di qua, quindi lo mettiamo di qua il pulsantino. Perfetto, così abbiamo la porta che si apre in automatico. Plate, ci passi sopra, si apre la porta. Però questa porta dovrebbe aprirsi giusto, verso l'interno. Ok. Signori, siamo scesi e abbiamo trovato l'alluminio ore. Questo è alluminio, signori. Già. Ce l'abbiamo fatta. Vedo il cielo però di là. Ah, ok, no. Ah, vedo una sagoma. Eccolo lì, ti ho visto io. Sneaky peeky. Ma di solito nell'acqua non può esplodere, no? Nell'acqua io so che il creeper fa cilecca. Vediamo un po' cosa ci abbiamo qua. Un altro creeper. Signori, è pieno zeppo di creeper. Qui dentro è pieno zeppo di creeper. Un po' di paura. Ok, facciamo così. Questo ferro. No, è il pipistrello, ma ho sentito un rumore io però. Eh sì. Dungeon. Ottimo. Ottimo, ottimo, perché va benissimo. Abbiamo il dungeon vicino, quindi possiamo prendere tanto materiale. Abbiamo la casa qua vicino. È tutto perfetto. Mi piace, mi piace. Questo posto mi piace veramente tanto. Perfetto. Non potevamo chiedere di meglio. Qua si scende ancora. Ah, possiamo vedere cos'è quello azzurrino da qui, no? L'avevamo già visto e non mi ricordo. Osmiumore. Cos'è l'osmiumore? Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, intanto lo raccogliamo. Non so se sia raro oppure no, se serva o no, ma lo raccogliamo. Diciamo che c'è un sacco di risorse, eh? Le risorse proprio ce n'è tantissime. Ricordo sempre che siamo sulla 1.12.2 di Minecraft e giochiamo con le mod sulla Galacticraft. E questo Enderman. Attenzione. Dobbiamo crearci un nascondiglio subito perché lo voglio fare fuori. Ok, ci siamo. Ok, vieni, vieni, vieni. Sì, stai fermo qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Oh! L'Ender Pearl. Signori, l'Ender Pearl. Ce n'è un altro. Attenzione. Momento panico. Ti sto guardando. Vieni. Non capisce ancora. Su. Non riesce. Ho paura che se esco mi uccide. Attenzione. Dai. Vediamo se riusciamo a ad allargarci. Eccolo qui. Bravo. Grazie.
Cercavi di teletrasportarti, ma non ce l'hai fatta. Niente Enderpearl, però ce l'abbiamo fatta. Ma soprattutto sto guardando che lì c'è del ferro. Signore, andiamo a raccogliere subito quel ferro lì. Anche se sembra che ci sia un altro dungeon qui. Che paura. Maledetto pipistrello. Ho avuto una paura terribile. C'è tanto ferro. Sento anche tanto il rumore dei mostri, però a noi serve del ferro perché devo incominciare a passare. Salto. Ah, non ci, forse non c'è nessuno. Mettiamola qua. Ok. Deficita un po' sulla luce questa mod, eh? Questa shader. Ricordo che era Chocapix 13, la versione 7.01. Sì, perché è gialla la luce. Beh, in teoria però ci sta. Cioè, adesso che sono sotto nella grotta. Non è male, ma abbiamo trovato una vena di carbone inesauribile. È immensa. Cioè, è gigantesca. Abbiamo voglia qui di carbone. Buono, ottimo. Per un attimo ho pensato fosse diamante. Invece è solamente lo smiumore. E poi il copper. Ma abbiamo trovato un posto che. C'è tanto, tanto materiale, tanto minerale, ottimo, mi piace. Tanto rumore di mob pure. Perfetto. Ok, è successo un casino devastante. Questo posto si è popolato di mostri e sto continuando a morire. Oddio, un arciere. Ok, ormai è diventato difficilissimo. Questo posto si è popolato di mostri. Ok, forse sono riuscito a passare la notte. Naturalmente ho perso tutto. Oddio, è diventato un massacro sto posto. Ho perso tutto, la mia esperienza accumulata. Mi hanno devastato casa. Completamente devastata. Non so perché, ma è diventato tutto ad un tratto difficilissimo. Forse ho scelto un posto azzardoso. Non lo so, so solo che è diventato difficile. Tutto ad un tratto sono incominciate a apparire 2000 mob, tipo quelli là. Quelli sono maledettamente maledetti. Sono gli arcieri piccoli. E sono di una velocità inaudita. Difficili come non mai. Sono forti. Mi ha devastato. Un coso così piccolo mi ha devastato 20 volte, tipo. Allora, andiamo a contare le morti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte. Quindi incominciamo a preparare un'armatura, ma soprattutto la nostra missione adesso è chiudere casa, perché quello là piccolino passava per le finestre. Cioè, per i che non ci sono naturalmente. E fare delle porte in ferro perché queste qua non vanno bene. Assolutamente no. Vabbè. È stato una brutta notte. Qua manca il pavimento. Sì, perché questo è stato il creeper. Ok, chiudiamo, ripristiniamo casa in maniera decorosa. E questo va qua. Cobblestone. Chiudiamo qui. Esatto. La prossima cosa da fare è immediatamente finestre. Subito, immediatamente, perché non si può andare avanti così. Quindi ci armiamo di pazienza e si va alla raccolta delle finestre. Cioè,
Andiamo a raccogliere la sabbia per creare le finestre. Non raccogliamo le finestre. Fortunatamente abbiamo scelto un posto che è bensì popolato da tanti mostri, ma ha tanta sabbia. Il deserto è proprio vicino a noi e questo ci agevola tanto. La seconda, dopo aver messo le finestre, quindi chiuderci bene in casa in modo tale che i mostri non potranno più entrare, incominceremo a utilizzare i cactus. Esatto. No, questo. I cactus che abbiamo raccolto per difendere la nostra zona come recinto di protezione, perché i cactus fanno male sia a noi ma anche ai mob. Quindi magari incominciamo a metterli come protezione della nostra casa. E così facendo, se mai dovessimo essere attaccati, possiamo con l'arco spingerli addosso al cactus e fargli il doppio del danno. È una strategia che dobbiamo adottare almeno all'inizio, fino a quando non diventiamo forti e non craftiamo qualcosa di più potente di una spada di roccia. E un'altra cosa che non ho capito, ma durante la battaglia, forse ho sbagliato, perché io pensavo di aver raccolto del ferro. Però dato che ci sono dei materiali nuovi, forse non ho raccolto del ferro, ma bensì ho raccolto qualche altro strano materiale. Quindi ancora non posso craftarmi la spada di ferro. E questo è un po' bruttino. Dopo la scorsa notte ho veramente paura di questo posto. Sto notando che il livello di difficoltà, la curvatura di difficoltà, è molto diversa da quella Minecraft normale. Qui, dopo pochi giorni, compaiono mostri di tutti i tipi, tanti Enderman. Proprio ne sto incontrando tantissimi. Ed è preoccupante, perché se qui sul pianeta Terra, chiamiamolo pianeta Terra, cioè Overworld, che è questo qua, che è il nostro, ci sono così tante problematiche, chissà cosa succede negli altri pianeti. Doppio clic, lui fa lo zoom, non ci posso credere. No, ho visto Milky Way, Proxima Centauri. What? Whirlpool è immenso, abbiamo un mondo da esplorare. No, signore, abbiamo un universo da esplorare. Madonna mia, è già notte, dobbiamo rientrare. Tanti arcieri e questo posto sta diventando sempre più pericoloso. Non so assolutamente come fare. Sento anche un ragno. Vediamo se ci sono dei creeper. No. Eccolo lì, l'ho visto. Ciao, Creeper. Sì, qua. Tre. Quattro colpi. Ok, mi ha dato la powder che mi serviva. Bravo. Tu puoi anche esplodere volendo, eh. Però vabbè. Visto che ci tieni. Bravo, così mi dai questa. Prendiamo la dirt. La piazziamo qui. Ma è una pecora? È una pecora nera? Sei la pecora nera della classe. Va bene. Lo so. Sì. Potete lasciare il dislike dopo questa. Va bene. Guarda, c'è una bacca. Lì è diventato un cubone gigante. Ma non è che cresce a dismisura ste robe. Non vorrei che cresca a dismisura. Cioè, a me mi sta bene, però. Cioè, possiamo farci una casa solo di queste robe qua, praticamente. Vabbè, ma prima di tutto mettiamo a cuocere subito la sabbia. Perfetto, abbiamo i primi vetri. E se non mi ricordo male, potevamo fare il vetro ancora più piccolino. Non mi ricordo com'era il glass. Eccolo qua. Ah, ok. Perché io cosa avevo fatto? Ok. Esatto. E iniziamo ad avere il vetro. Finalmente ci possiamo chiudere in casa.
secondo step è trovare del ferro. Trovando del ferro riusciamo finalmente a fare una porta degna del nome porta. Sì, abbiamo messo troppe finestre e dobbiamo anche spostare questa roba qui all'interno della casa. Quindi incominciamo a preparare gli spazi dove qui ci sarà... anzi no, qui. Mettiamola di qua. Esatto. Che è molto meglio. Queste sono le scale per andare a fare... Dobbiamo fare il tetto, signori, dobbiamo fare il tetto. Dobbiamo fare il tetto. E chiudiamo subito casa. Allora, qui manca. Per adesso facciamo tutto vetro trasparente, poi magari se riusciamo facciamo anche dei vetri colorati, però adesso sembrerebbe che ci siamo chiusi dentro. Sto pensando perché forse qui non è il miglior posto. Allora, andiamo un po' e la metterei qui e incomincerei a fare 1, 2, 3. Dai, per uno. Vabbè. Uno. Vabbè. E qui ci andiamo a mettere questi. Ed questi. La fornacella la mettiamo qua. Perfettamente a suo agio. È arrivata anche la foschia notturna. Siamo senza luci in casa. Le mettiamo, non si sa mai. E secondo me siamo a cavallo. Finalmente ci siamo stabilizzati un attimo in una casa. Quello che possiamo provare è lo smiumore, così lo proviamo e vediamo cosa fa. Ma soprattutto cosa fa lo smiumore? Lo smiumore? Ah, il compressor. C'è solo una mucca. No? C'è anche lui. È pieno di Enderman, signori. Pieno zeppo. E questo qua non fa neanche più rumore. Non so se si è buggato. Oppure è un altro tipo di... No, è un Enderman. Va bene. Poco importa. Ci siamo presi l'Enderpearl. Per stasera è tutto, ragazzi. Spero che vi siate divertiti. Sì, è un po' difficile, ma forse ce la facciamo. E ce n'è un altro. A sopravvivere prima di lasciare questo pianeta. Quindi per oggi è tutto. Alla prossima. Come sempre, siete mitici. Bye bye.